La prima fila, la Marini Catania Trucco, andiamo a vedere chi riuscirà ad avere lo spunto migliore. La pista è stata lisciata in modo perfetto e quindi, non essendoci più il bagnato, Trucco la tenta tutte sulla Marini. La Marini resiste, Trucco va all'interno, la Marini si sposta. Andiamo all'uscita della curva, Trucco, Catania, Foglia, Piantanida, quindi Nicolini e Crespi a chiudere gruppo dei sei. Sette giri, ricordo, in finale. Viste le condizioni del tempo di ieri, c'era addirittura la possibilità di rivedere il regolamento, facendo oggi, se fosse stato in proporzione, manca tre giri e finali da cinque. Fortunatamente è rimasto, anzi è andato migliorando, vediamo addirittura una pozza di sole in mezzo alle nubi. E quindi Mazda 5 giri e finali da 7. La Marini subito all'attacco, partito molto bene. Trucco in seconda posizione, un po' di pezzi sparsi, probabilmente proprio di Piantanida che sta passando adesso con la numero 406. Dicevamo pezzi sparsi all'uscita della prima curva del curvone dopo il rettilineo. Cosa abituale nell'autocrotto, i contatti, soprattutto per le vetture a ruote coperte, sono molto facili e a volte anche involontari. La pista è stata livellata decisamente bene, ci sono dei tratti assolutamente splendidi e probabilmente, se si mantiene così nelle manche dei 4x4, potrebbe uscirci qualche ultimo tempo. Intanto la Marini sul piede di andare, Trucco si sta riportando sui livelli del 2009, mentre nelle prime due manche di oggi aveva dato segni di difficoltà. Si sta riprendendo bene, quindi la Marini, Trucco, Carmelo Catania. Transita Crespi con un rumore piuttosto evidente, poco ben augurante. Nel frattempo superamento da parte di Nicolini che passa Piantanida. Lavarini sempre più solo, andiamo a vedere il tempo intanto. 51-0, ottimo. Trucco 52-4, 52-5 per Catania. Stacco ormai di 5 secondi abbondanti e Lavarini è riuscito a stampigliare nei confronti di Trucco e di 6 abbondanti nei confronti di Carmelo Catania. Ora Piantanida pare aver ripreso un ritmo interessante, sta andando nuovamente in caccia di Nicolini che l'ha passato il giro precedente. Il tutto vale la quarta posizione. Crespi ormai doppiato, sta transitando lasciando una abbondante scia di fumo, quindi nulla lascia presagire un buon risultato per lui. Ancora la Marini, 51-2. Trucco e Carmelo Catania sempre vicini. Mamma mia, che timbro! Molto sportivo la pista, a questo punto forse potrebbe anche terminare la sua prova. Sentiamo una puzza di bruciato che arriva dopo un po', non lascia presagire nulla di buono. La Marini ancora 50-84, va sotto il 51. Trucco alle sue spalle, non va sotto il 52. Ogni baglio e qua era meglio fermarsi per Crespi.
costruito sicuramente o un radiatore, un manicotto, qualcosa. Intanto il Lavaro vede il numero uno sul contagiri, significa ultima cavalcata, ultimo giro, e poi la Gabbana scacchi, trucco adesso allungato decisamente su Catania, alzato tutti i piedi di almeno un secondo rispetto al passo precedente. Prima bisognava consolidare la posizione, adesso che le posizioni sono consolidate si può anche tirare un attimo il fiato. Lavaro davanti, il Lavarini, intanto Nicolini, sempre davanti a Piazza Vita, sono rimasti in 5 in pista, ma su tutti un arrembante deciso e decisivo Lavarini, che va a vincere alla grande la sua prova, questa prima finale di giornata. Gran bella finale per lui, si riprende il trucco e arriva al secondo, terzo è Carmelo Catania, gruppo lungo alla bandiera scacchi, poi in quarta posizione quasi involata abbiamo Nicolini, su Piantanida che ha perso un po' di pezzi sin dall'inizio, sono ancora all'esterno della...